Salve Toasters, oggi sono sul Wii a presentarvi un nuovo let's play di, per l'appunto, il canale foto, perché se no non sarei qua, è logico, no? Se io devo fare un let's play su Wii do la precedenza al gioco migliore della stessa console, ossia il canale foto. Nel canale foto il gameplay è molto vario e sarebbe il caso che la smettessi perché dovrei iniziare subito. Allora, sono sul canale foto perché in realtà è accanto a Ocarina of Time, al canale Virtual Console di Ocarina of Time. E sì, non lo giocherò su console originale. Direte perché non fai questa cosa? Perché vorrei giocarlo al meglio e su... anche qua, a dire il vero. Cioè, su console originale e qua si vede a 50 Hz, cioè si vede. Funziona, gira a 50 Hz. Solo che qua è un po' più upscalato e si vede meglio. Cioè, la risoluzione su 64 è 320x240 e qua è 640x480, che è ossia 480 in 4 terzi. Poi io lo streccio in 16 noni, che di solito non vi dà fastidio, non vi siete mai lamentati. Però vabbè. Sono stato un po' stranito del fatto che avete scelto Ocarina of Time in più di Wind Waker, dato che Wind Waker possiamo dire che è un gioco un po' più accessibile, insomma è solo di 2 generazioni fa. Solo! Vabbè, sono passati 11 anni, però insomma, pensavo che magari lo preferiste Ocarina, che io lo reputo migliore di Wind Waker, ma nel mio caso, poi non mi venite a stirare Wind Waker è meglio perché ha la grafica più pro e Link cartone. Secondo la mia modesta opinione è meglio, ma non è che dovete venirmi a stirare come fate sempre. Comunque, invece nessun Legend of Zelda l'hanno scelto in tre, mi pare. Proprio, a quanto pare volete questo terzo let's play. Doveva essere quarto ore terzo. E comunque, basta, iniziamo. Volevo giocarlo su GameCube, a dire il vero. Però non ho avuto l'occasione di recuperarlo nella Collector Edition, che è abbastanza rara. E non ho nemmeno la possibilità di piratarlo, essendo che ho finito i DVD, ma sorvoliamo. Non siamo qui per parlare di questo. Legend of Zelda Ocarina of Time. Finalmente un gioco di Zelda sul mio canale. Quanto ci è voluto? 2 anni e mezzo? Eh sì, sono piuttosto lento con i ritmi. Quella in cui sta passeggiando Link con Epona è la piana di Hyrule, da dove partiranno tutte le nostre avventure in questo gioco. A dire il vero, no. Cioè, sì, partiranno da qua, però. Vedrete, vedrete. Partiamo. Non penso che ci sia altro da mostrare. Lingua chiaramente inglese, perché diciamo che il tedesco non sarebbe il caso, e nemmeno il francese, ne ma nemmeno ci fosse lo spagnolo. Di solito lo spagnolo lo mettevano ai tempi. Anzi, lo spagnolo è più facile da comprendere di tedesco e francese, e magari anche più di inglese per voi, so che io l'inglese lo sento più spesso e quindi magari sono abituato. Io metterei old. Vediamo. Sì, sono abituato con old. L'audio lo vorrei mettere in surround, ma non lo so, poi magari esplode il coso. Proviamo. Ok. Non mi sembra che ci sia molto di diverso. In fondo è un gioco per 64 in surround. Cos'è che vogliamo? Nome. Volevo fare l'alternativo e scegliere Dani, però sceglierò Link come fanno tutti. Se no, che spirito è? Che spirito zeldiano è se non scelgo Link? Comunque, se non avete mai giocato un The Legend of Zelda, non siete particolarmente attratti, guardatelo comunque, dateci una possibilità perché è davvero uno stupendo gioco. Niente da aggiungere, iniziamo. Nella vasta, infinita foresta di Hyrule, con molto tempo, insomma, durante molto tempo c'erano i guardiani degli spiriti. Io sono conosciuto come l'albero Deku, il
Il bambino nella foresta. I bambini della foresta, i Kokiri vivono con me. Ogni Kokiri ha la propria fata che lo controlla, la propria fata guardiana. Comunque non c'è nessuno. Comunque c'è un ragazzo che ancora non ha una fata. Chissà chi sarà, eh. Cercherò di tradurre il più meglio, perché il meglio non va bene, il più meglio possibile, ma non sperateci troppo perché la traduzione simultanea non è facile. Tenete in mente questa scena. Vi servirà per dopo. Navi, Navi, dove sei? Vieni qua vicino. Parla una specie di lingua strana, cioè è l'inglese, però è un po' storpiato. Perché magari diventa più vecchio la sua voce. Boh. Oh, Navi la fata, ascolta le mie parole, le parole dell'albero Deku. L'hai sentito? Il clima dei discendenti dei cattivi sta entrando nel regno. Forze malefiche stanno misteriosamente attaccando la terra di Hyrule. Per molto tempo la foresta dei Kokiri, la fonte di vita, è stata protetta da una barriera che la esterna dal resto del mondo. Ma prima di questi tremendi cattivi poteri, non c'era. In qualche caso il mio potere era nullo. Sembra proprio che sia il tempo che il ragazzo senza fata inizi il suo viaggio. Il giovane il cui destino è legato ad Hyrule, per la strada della giustizia e la verità. Navi, vai ora, trova quel giovane amico e guidalo a me. Non ho molto tempo. Vola, Navi, vola! La fata della foresta, Nai. Il mondo, dipendono tutto da te. Ecco qua un bel primo piano della visuale di Navi. Questo doveva essere la vera grafica del gioco, ossia che Ocarina of Time doveva essere in prima persona. Però alla fine hanno deciso di metterla in terza perché se no non si poteva vedere Link, non capisco. Cioè, va bene, è stata una cosa buona perché preferisco la terza persona alla prima. E questi che vediamo sono i Kokiri, gli abitanti della foresta di Kokiri. Attenta, Navi. Certo, una fata immortale, credo. Hello? Hello? Ciao Link, svegliati! Come fai a sapere il mio nome? Il grande... del coso, l'onnipotente albero Deku vuole parlarti. Forza, svegliati! Ehi, dai, svegliati, per favore, forza! Può dipendere il destino di Hyrule da un ragazzo così pigro? Sì. Dai, era un giorno di vacanza, non doveva andare a scuola, poteva dormire di più. Non c'entra nulla, lo so. Finalmente ti sei svegliato, sono Navi la fata. Il grande albero Deku mi ha chiesto mi ha detto se potevo essere il tuo compagno da adesso in poi. Piacere di conoscerti. Il grande albero Deku ti ha chiamato. Forza, andiamoci, adesso. Non farò una voce a Navi perché sarà con noi per tutto il tempo, quindi non mi pare il caso. Fai la voce a Link.
Sì, la voce, talmente tanta voce che non parla, Link. In realtà ha parlato una volta, ma non è il caso di discuterne adesso, dato che non c'entra niente con Ocarina. Ehi, ciao Link! Cos'è? Facciamo che i personaggi si presentano loro, invece di cartello. La casa di Link. Questi sono strani disegni. Forse fatti da Link, non lo so. Ok, salve. Wow, una fata! Finalmente una fata è venuta da te, Link. Che bella notizia, sono così felice per te. Adesso sei un vero Kokiri, Link. È vero, no? Il grande albero Deku ti ha chiamato? È come un onore parlare con l'albero Deku. Aspetterò qua per te. Forza, vai, vai a vedere l'albero Deku. Anche lei è una fata, solo che ha un alone rosa invece di navi che ce l'ha blu, violetto. Questo è il villaggio Kokiri, in cui ci sono i nostri compaesani. Sono tutti bambini, perché nel villaggio Kokiri non si può crescere. E qua cominceremo a essere torturati da navi. Il grande albero Deku ti ha chiamato, per favore vieni con me. Grazie, però sei tu che segui me, non sono io che seguo te. Vabbè, lasciamo stare. Quindi noi andremo dall'albero Deku, no? Ve la ricordate la strada che ha percorso Navi? Però c'è un simpatico tizio che ci blocca. Ehi tu, mister senza fata. Chi ti ha dato il permesso di venire qua? Senza una fata non sei un vero uomo? Chiediamoci una voce. Cosa? Hai una fata? Cosa? Il grande albero Deku vuole parlarti! Cosa? Perché vorrebbe parlare con un tizio come te e non me come grande mito? Non è divertente! Non ci posso credere! Non sei nemmeno equipaggiato! Come pensi di andare ad aiutare l'albero Deku senza nemmeno una spada e uno scudo? Cosa? Hai ragione, non ce l'ho nemmeno io pronto, però se vuoi passare devi averlo tu almeno. Devi averlo almeno una spada e uno scudo. Stupido Mido, che nemmeno lui ce l'ha. Lui ne ha fatto con un alone verdastro, giallo, tendente al giallo. Comunque, dobbiamo trovare una spada e uno scudo. E direte dove possiamo trovarlo? Eh? Vedi uno strano buco qua sotto. Interessante. Allora. Ehi Link, guarda di qua. Guarda qua con Z e parlami con A. Questa è l'inquadratura. Sì, è così che si usa una fata. È così ottimo che finalmente hai una compagna fata. Ti insegnerò come parlare con la gente, con la fata. Quando una fata vuole avvicinare una persona o una cosa, premi Z per guardare in quella direzione. Certo che però i testi sono lenti, eh. Se usi il targeting con Z puoi parlare con le persone a distanza, come stavi facendo prima. Quando non hai niente che puoi premere, premi Z per guardare in avanti. Prova. Così. E possiamo camminare di lato, così, in questo modo. Possiamo camminare un po' più veloce. Alcuni ci fanno dei glitch con questa cosa. E comunque, adesso andremo a recuperare tutto. Non ho molta fretta, a dire il vero. Anche se già siamo un bel po' di minuti. Vediamo. Almeno cerchiamo di recuperare la spada. Sicuramente vi saranno familiari tutte le cose, dato che ho già fatto Majora's Mask in passato. Fatto qualcosa di Majora's Mask. Questo sarà il primo vero let's play ufficiale di The Legend of Zelda nel mio canale. Allora, cercherò di rinfrescare un po' la memoria. Allora. Dobbiamo recuperare uno scudo e una spada, no? Per recuperare lo scudo abbiamo bisogno dei soldi. La spada invece la possiamo trovare in giro. Dobbiamo andare qua. Sì. Andiamo qua. Centro di allenamento della foresta. Sembra strano come cosa, eh? Dobbiamo scendere qua sotto.
realtà si dovrebbe andare in un'altra parte, però vabbè. Forse. Se non ricordo male. Ocarina of Time non è un mio gioco di infanzia, quindi non mi sentirete dire miglior gioco di sempre, cose così, perché sono condizionato dall'infanzia. Ci ho giocato, però non l'ho mai finito. Cioè, ho fatto qualcosina, però al massimo ho recuperato la spada. E non riuscivo mai a superare il primo dungeon. Quindi non l'ho mai finito, non posso. Cioè, non è un vero e proprio gioco di infanzia. Comunque, recuperate un po' di rupie. Recuperiamo. Recuperate, vabbè. Se state giocando anche voi. E qua c'è uno scrigno. Cosa dice questo? Visita la casa di... Li conoscono tutti. Na 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 na. Hai tenuto la spada Kokiri nel sottoschermo di equipaggiamento. Selezionalo col cursore, premi A. Questo è un tesoro nascosto dei Kokiri, però puoi prenderlo per un po'. Stai attento di fare pratica prima di iniziare veramente a combattere. Allora, prima equipaggiamolo. Si trova qua. Premiamo A. Ci dice di salvare, ma ancora no. E come si usa questa bella spada? Intanto non farsi colpire da massi giganti troll. Tagliando erba, perché sì, Link è conosciuto anche come giardiniere. Infatti si passa il 90% del gioco a tagliare erba. No, non è vero. Passeremo abbastanza tempo con i dungeon al massimo. Comunque, scendiamo qua sotto. Molto lentamente. Questo è in prima persona almeno. Vabbè. Ecco qua. Abbiamo un po' di soldi. E adesso possiamo tagliare quest'erba e ricavare un po' di altri soldi. Altre rupie, si chiamano rupie. Giusto per dirvelo. Non posso prendere queste rocce, strano. Sì, switch targeting, sì. Yes. Ok. Andiamo di trovare un po' di rupie. Pareva che ci fossero delle rupie in un cartello. Forse è quello. Giusto, se ricordo bene. Sì. In fondo non ci ho rigiocato molto tempo fa. L'ho finito con Ocarina of Time 3D. Che purtroppo non ho più. E in qualunque caso non avrei potuto farci let's play là, perché non ho la scheda di acquisizione ultra costosa di 140 euro. Ma comunque, vediamo quante rupie. È scritto là in basso a sinistra. Come on. 18. E non ci bastano, dobbiamo andare là sopra. Vediamo un po'. Teniamo un po' d'erba. Ti aiuto? Vuoi aiuto? Questo come si chiama? Mi ricordo i nomi. Cioè, mi ricordo lo svolgere della storia, però i nomi tutti non me li ricordo. Mi ricordo quelli più importanti. Vabbè, compaesani. Cioè, non hanno un'importanza così rilevante nel gioco stesso, se devo dirvelo. Ok, certo che il frame rate sulla scheda di acquisizione voi lo vedrete abbastanza fluido. Io ci sto giocando un po' a scatti, perché le nuove televisioni non è che supportano così tanto questo genere di giochi. Taglio e ci rivediamo là sopra. Ok, non cadere adesso. Prendi almeno la rupia. Ah sì, mi avete detto, non mi ricordo in quale occasione, che si dice rupia e non rupia. Ma io sono abituato con rupia. Sei venuto qua senza... sei venuto qua facendo tutta questa strada. Sei davvero un vero uomo. Non è questa vista così... Questa vista non è così bella. Cambia la tua vista con... la tua visione con il coso. Così puoi guardarti attorno con l'altro coso. Siamo tutti così. Certo che il coso del 64 non era un vero coso. Cososo, ossia... analogico. Comunque, adesso c'è una rupia blu. Una rupia, vabbè, ditemi voi.
Devo dire rupia o rupia? Sondaggio. Comunque, qua mi sa che l'ho già preso, forse. C'era una rupia. Se facevamo quel salto, forse si può fare qua. Non mi ricordo. Comunque, altre rupie. Forse ci bastano 20, vediamo. Mi ricordo che erano 40, magari mi sbaglio. Benvenuta! Ok. Scudo? 40, bene, bene, bene. Per non annoiarvi vorrei velocizzare mentre le raccolgo. Anzi no, dato che devo esplorare, cioè devo visitare le case degli altri. Visitare. Ecco, ci sono riuscito, dovete fare tutto in conseguenza. Ok. Allora, qua. Andate. Mi pare che sia questa la casa. Sì. Questa casa è piena di tesori. Una rupia verde. Qua vi insegnano praticamente il valore delle rupie. O rupie, non lo so, non lo so. Verde. Una, blu 5. Blu 5. E mi pare che non ce l'hanno quella di 10, che mi pare sia gialla. Non mi ricordo. È un cuore di recupero, che non ci serve perché li abbiamo tutti. Comunque, se rientriamo, perché mi sono dimenticato di farvi vedere come possiamo distruggere i vasi. No, non possiamo, vabbè. Almeno non in questa casa. Ma fidatevi, poi si potrà fare. Rupia. Oppure alterno, dico un po' rupia, un po' rupia. Oh, me l'ha data di nuovo, strano. Comunque adesso abbiamo abbastanza. Abbastanza. Valuta di soldi. Per poter comprare il scudo. Il shield. Compra. Yes. Bla 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 bla. Cambia coso, sì. Premi R per incrociare, bla bla bla. Difenditi, bla 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 bla. Poi ve lo spiego in azione. No. Ok, equipaggiamolo. E ora siamo veri eroi. Ah, quanto sarà lungo questo let's play? Sì, sarà al 100%. Lungo, bello e spero divertente. Almeno a me piacerà molto giocarlo di nuovo sul grande schermo invece di quello del 3DS. Ok, Mido. Se vuoi vedere l'albero Deku, devi almeno equipaggiarti con una spada e uno scudo. Cos'è là? Hai uno scudo e hai una spada? È quella la spada Kokiri? Stupido ladro! Beh, almeno adesso hai tutta la roba, però è sempre. Io e il grande Mido non ti farò mai passare! Cosa credi? Io sarei sì. Come fai ad essere il preferito di Saria dell'albero Deku? Mi dispiace, Mido, ma hai perso. Perché hai preferito anche di Saria? Perché Saria è Saria. Hai ottenuto uno stick, un bastoncino Deku. Cosa servirà mai? Lo scopriremo anche dopo. Tutto a suo tempo. Ci sono molte cose. A parte, vabbè, queste cose semplici le scopriremo subito. Ma dopo scopriremo, ad esempio, molte altre cose che per ora, magari possono lasciare in dubbio. Grande albero Deku. Sono tornata? Buffy. Oh, Navi, sei ritornata. Link, benvenuto. Ascoltami attentamente a quello che io, Albero Deku, sto per dirti. Queste notti non sono. Sono senza sonno, sono pieno di incubi. Come la potenza dei.
dei servitori della cattiveria. La terra è stata maledetta da questi notti. Da questi incubi che percepisco con la mia sensitività. Link, il tempo sta per provare il tuo coraggio. Sto per essere maledetto. Ho bisogno di rompere questa maledizione con il tuo coraggio e la tua saggezza. Hai il coraggio per accettare questa missione? Sì. Quindi entra, coraggioso Link. E anche tu, Navi. Navi la fata. E Link, quando Navi parla, usa il coso per ascoltare anche lei e le sue parole di saggezza. Saggezza non tanto, soprattutto se scoprirete dopo quanto sarà frustrante Navi. Ma qualcuno lo sa già. Ebbene, non c'è altro modo di concludere se non entrando nell'albero Deku e non farvi vedere cosa c'è dentro, perché adoro concludere le parti in modo snervante per voi. è anche abbastanza malvagio. E infatti lo farò. Ci vediamo alla prossima di Ocarina of Time insieme a me e a Link e a Navi e allo scudo e all'albero Deku. Che in realtà saremo dentro l'albero Deku, però vabbè. Bye bye.